Cari amici di automoto.it, e molti avranno già riconosciuto il logo alle mie spalle, quest'oggi siamo al Ciglione della Malpensa, pista da motocross del Mondiale Mix 1, per provare il Model Year 2016 della Subaru Forester. Cosa cambia rispetto alla precedente versione? Beh, prima di tutto possiamo vedere che i gruppi ottici sono adesso a LED, c'è una C luminosa che percorre, che contorna il gruppo ottico. L'anteriore poi è stato leggermente rivisto in una sorta di facelift. All'anteriore abbiamo i fendinebbia che sono rivestiti da profili cromati. La calandra, la presa d'aria è sempre esagonale, classica Subaru. Abbiamo il profilo anche in questo caso cromato per dare quel tocco di sportività unita comunque all'eleganza della casa giapponese. La Subaru Forester è nata per la prima versione nel 1997, è stata forse una vera e propria antesignana di quelli che sono adesso i moderni SUV e crossover. Si trattava all'epoca di una station wagon rialzata, e adesso possiamo dire che i tratti distintivi del modello sono sempre quelli. È una macchina di dimensioni generose, lunga 4,60 m. Adatta anche all'off-road, belli cerchi da 18 pollici, con un'ottima impronta a terra grazie agli pneumatici Pirelli. È una macchina che ha saputo rinnovarsi, adesso siamo alla quarta generazione. Vediamo anche in questo caso al posteriore i profili del Model Year 2016 sono stati modificati, anche qui è stata aggiunta la parte a LED per offrire una migliore visibilità e un minor consumo. La particolarità della macchina che andiamo a provare oggi su questa pista da cross è il fatto che è mossa da un motore boxer diesel, caratteristica quasi unica al mondo per Subaru. Il boxer è il tratto distintivo della casa giapponese, in quanto grazie appunto al motore piatto riesce a mantenere il baricentro molto ben piantato al terreno con il centro di gravità molto basso, garantendo un'ottima dinamica di guida e un'ottima distribuzione dei pesi. Al posteriore, aprendo il vano bagagli, abbiamo un vano di carico di generose dimensioni, pensata per una famiglia di 4-5 persone che ama i grandi viaggi. Abbiamo un pozzetto sotto che è sfruttabile pienamente, nel quale adesso abbiamo inserito il kit di gonfiaggio dello pneumatico, il triangolo di emergenza. Qui abbiamo il pulsante per abbattere i sedili che sono configurati in configurazione appunto 40-60. La capacità di carico è molto generosa, abbiamo anche una presa da 12 volt sia a sinistra che a destra, dove abbiamo anche un'utile luce di cortesia necessaria per le serate. E la particolarità è che in questa versione il portellone posteriore è richiudibile elettronicamente. Vediamo come si sta comodi sul divano posteriore. Beh, prima di tutto la portiera è a un angolo veramente interessante per quanto riguarda l'apertura. Che dire, il sedile anteriore è impostato sulla mia altezza, io sono alto più di 1,90 m e dietro devo dire che sto veramente comodo, non ho particolari problemi e sono convinto che se dovessimo fare un lungo viaggio io, Emiliano e Luca staremmo tranquillamente comodi. Mancano però, se dobbiamo trovare un difetto, le bocchette d'aerazione per i sedili posteriori e la parte bassa dove si vede appunto l'albero di trasmissione che porta trazione alle ruote posteriori non è propriamente piatta, ma è comunque un qualcosa di poco considerabile perché comunque la capacità c'è ed è buona. Comodi anche gli scomparti portoggetti per i passeggeri posteriori. Pregevole il profilo satinato e lucido nel quale è inserito il comando per abbassare il finestrino. Ma andiamo a vedere adesso come si sta davanti. Anche qui la portiera ha un angolo d'apertura molto grande. Comodissimo direi, qualcosina da rivedere per quanto riguarda il contenimento laterale nella zona lombare del sedile, ma tutto sommato si sta molto comodi, l'abbiamo provata per un lungo tratto autostradale e ce la si cava egregiamente, non abbiamo praticamente problemi di sorta. Il volante ha tutti i comandi dell'infotainment dove devono essere in pratica, accensione e spegnimento della chiamata, comandi vocali.
gestione della mappa interna del computer di bordo, il cruise control del veicolo. Mentre qui abbiamo un sistema di infotainment classico Subaru, al quale però tuttavia manca purtroppo il navigatore satellitare. Il cambio è un automatico CVT, a variazione continua, molto morbido, molto fluido. Non abbiamo le ridotte, ma abbiamo pensato una versione, anzi hanno pensato i tecnici Subaru, non mi prendo meriti che non sono miei, a una versione X-Mode, giusto per andare bene in fuoristrada. Vedremo quanto bene adesso con la nostra prova. Bene amici di automoto.it, pronti alla prima salita? Beh, non c'è che dire, questa Subaru Forester con l'X-Mode attivata veramente si arrampica molto bene su questa pista da motocross. Il tracciato, come vedete, è veramente massacrato perché veniamo da 2 giorni di pioggia intensa e il fango è veramente all'ordine del giorno, ma d'altronde siamo in mezzo a un crossodromo. La trazione però non manca, tutte e 4 le ruote motrici sono veramente molto generose con chi si trova al volante e perdonano anche tanti errori. Adesso però vediamo come si comporta il sistema X-Mode su questa discesa un po' ripida e che vista dal di fuori può anche fare un po' di paura. Il sistema X-Mode è particolare in quanto nel momento in cui si imposta la velocità di discesa, vedete, io di fatto non sto toccando praticamente nulla, neanche il volante, non sto neanche frenando, ve lo giuro. La macchina scende in maniera tranquilla, soprattutto sicura, quindi tanto di cappello al lavoro dei tecnici Subaru. Ma si sa, il 4x4 è di casa, nel brand delle Pleiadi. Siamo su questa seconda salita, in cima alla quale ci aspetta una sorpresa. Adesso affondiamo tutto l'acceleratore e vediamo un po' come si comporta questa Forester. Liscia, tranquilla, senza alcun tipo di problema di sorta. Lo sterzo risponde molto bene ai comandi e ciò che traspare come feedback è veramente molto, molto intuitivo. Non abbiamo praticamente alcun tipo di problema, neanche in mezzo al fango abbiamo un qualsiasi tipo di segnale che sia menzognero per quanto riguarda ciò che si trova sotto i nostri piedi e tra le nostre mani. Seconda discesa molto impegnativa. Vediamo adesso di tornare a casa sani e salvi, ma non abbiamo assolutamente alcun tipo di problema perché vediamo che l'X-Mode si inserisce ancora senza alcun tipo di problema. Io le mani, le vedete, faccio una cosa che non si dovrebbe fare, le stacco un attimo dal volante per farvi vedere che comunque l'auto riesce quasi a predire quello che abbiamo davanti come ostacolo. I rumori che sentite sono dovuti all'entrata in funzione del sistema elettronico dell'X-Mode, che va a frenare e a fornire coppia motrice alla ruota e alla sale che ne ha maggiormente bisogno in questo momento. Valutiamo adesso però la comodità della seduta. Anche su un terreno comunque dissestato e massacrato come questo, non abbiamo particolari problemi di sorta. La schiena è ben sostenuta. La mia paura principale era che la zona lombare non lo potesse essere altrettanto, ma è stata una paura quasi, quasi iniziale e quasi frivola, in quanto anche con dosi, sconnessioni, massi e quello che vogliamo non abbiamo problemi di sorta. È una seduta, l'abbiamo vista, adatta ai lunghi viaggi autostradali, ma che comunque anche in condizioni estreme, come può essere un'auto di oltre 4 metri e mezzo, 4 metri e 6, quindi comunque quasi un SUV full size, sarebbe quasi innaturale vederla su una pista da motocross come appunto il Ciglione della Malpensa, ma di fatto non ci sono problemi e il motore boxer diesel è veramente una chicca perché fornisce coppia, potenza, soprattutto tanta silenziosità in qualsiasi condizione ci si trovi. La pista adesso è praticamente finita, abbiamo ancora un paio di discese, ma non preoccupatevi, perché sicuramente grazie al sistema X-Mode riusciremo a sopravvivere anche a questa. Mi raccomando, commentate il video di YouTube,
commentate il link di Facebook, commentate l'articolo, fateci sapere cosa pensate di questa Model Year 2016 della Subaru Forester. Ciao a tutti! Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Dopo GP. Si sta interni e poi quando siamo a centro curva bisogna guardare l'attesa, siamo arrivati.